cani, due location, quattro giochi, colorati come se fossero i reparti del fantacalcio, otto nomi nascosti, due per reparto. Al cane il compito di scovarli. Ma cosa è un nome nascosto al fantacalcio? Come da lontano 2020, per me un nome nascosto è un nome nascosto in piena vista. Ossia un calciatore non particolarmente esotico, a volte anche banale, ma stranamente sottovalutato in un dato momento di asta o di scambio. E lo stabilisco io da solo che un calciatore è sottovalutato perché sono il mago Zurlì? Certo che no. Mi baserò sui prezzi medi asta forniti a me, a tutti noi, da Fantaculo Pro, che è anche lo sponsor di questo video. Iniziamo dal salotto? Questo splendido leoncino. Ferma, non saltare. Andiamo. No, no, andiamo qui, qui, qui. Piano, 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 qua, 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 qua. Aspetta. Qua. Cremoli, cerca. L'hai trovato subito, brava patata. Oh, no. Trippa il sugo, bravissimo! Che Falcone sia il nuovo vicario, l'abbiamo già detto e lo ribadiamo, va alle aste ai classici 2-3 crediti, parlando di Fanta 8 su base 500 crediti, e ne vale invece, secondo Fantaculo, 8. Ricordo anche che la scorsa stagione il Lecce ha preso appena 3 gol più di Milan e Fiorentina, e solo una volta ha subito più di 2 gol in un singolo match, all'ultima giornata di campionato con il gol sul gong di Ferguson, quindi no imbarcati. Il top però con la differenza più alta fra prezzo medio asta e prezzo consigliato da Fantaculo è Provedel, che attualmente con i 29 crediti medi spesi all'asta è un affare. Poi per carità, dopo la partita con il Napoli magari i prezzi si alzeranno, ma voi dovete far pesare le prime due sconfitte, la Champions, Sasha sta col Napoli è stato un episodio. Poi mi state chiedendo, anche se non me lo state chiedendo, secondo me in generale quale porta andrebbe presa quest'anno che non prende mai un gol? Quella dell'Inter. Però non c'entra niente con i nomi nascosti, questo. Moli, alziamo il livello? Ricerca su tutta casa per i difensori? Sei carica? Devi cercare, Ok? Cerca! Cerca, Moli! Cerca! Cerca, vai la tartaruga! Cerca, Moli! Cerca! Cerca! Cerca, Moli! Una volta su tutta casa, la ricerca? No, c'eri tu! Qui, cerca dietro! Non c'è qui dietro! Oddio, forse è in cucina? Oh, ma bravissimo questa patata! L'ha trovato! Bravo, Popi! Ah, e mo scappa. Riportamelo qua. Postazione classica mia per parlarvi di uno dei miei utilizzi preferiti, di una novità. La novità è lo Switch, che a mio avviso è perfetto per le coppie di terzini, nello specifico Olivera Mario Rui e Biraghi Parisi. Entrambe queste coppie infatti stanno andando a un prezzo molto, ma molto buono nel differenziale fra prezzo medio asta e prezzo consigliato Fantaculo. E ora magari vi starete chiedendo perché secondo me lo Switch è meglio coi terzini rispetto alle punte. Perché tendenzialmente una punta entra per far gol, per spaccare la partita con le squadre stanche, lunghe, una super sub. Poi per carità ci stanno quelle che entrano per sacrificarsi, tenere il pallone, difendere sui calci d'angolo, ma insomma noi di questo al fantacalcio non ce ne frega niente. Paradossalmente invece avere titolare un terzino offensivo che si gioca tutta la partita e magari viene sostituito mai o negli ultimi minuti aumenta le nostre chance di beccare un bonus. Se volete più info sullo Switch vi lascio in descrizione il video che ho fatto quest'estate per fantacalcio.it, che è un video di cui sono molto felice, con uno stile particolare, molto mastrota, uno stile che vorrei replicare ora per parlarvi dello sponsor di oggi, Fantaculo Pro, il tool scientifico sul fantacalcio che ti permette un triliardo di cose, come controllare i prezzi medi dei calciatori nelle aste italiane, vedendo così l'andamento degli hype, degli underdog, dei nomi nascosti, scovando i tuoi colpi. E lo fa per tutte le modalità di gioco: Classic, Mantra, Listone, Base un credito, Quotazione, Draft. Ma Fantaculo Pro non fa solo questo. Con lo Squad Builder ti permette di preformare la tua rosa ideale prima dell'asta, e così ti metti lì a
capire se è fattibile in termini di crediti. Oppure puoi crearne una già pronta per vincere il Fanta con un semplice click. I suggerimenti di Fantaculo sono tutti basati su un codice di machine learning che elabora i dati delle stagioni precedenti, gli andamenti e pianifica il futuro. Ma Fantaculo Pro assiste pure dopo l'asta, e certo, col tool formazioni e ballottaggi che ti aiuta a schierare la formazione migliore. E qui devo fare una confessione, perché l'ho messo alla prova personalmente negli ultimi 2 mesi della scorsa stagione. E fa paura, perché te prendi mezzi punti per il modificatore, cioè quello che te mette lui prende 6,5, quello che metti tu magari prende 6. Lui lo sa. Per cui vai su Fantaculo Pro con il link in descrizione e usa il codice Ludovico10 per avere il 10% di sconto su tutti i piani. Grazie a Fantaculo per il supporto al canale. E vi auguro il meglio anche per le grandi novità che state portando sul vostro canale YouTube. C'è qualità, ragazzi, eh? Link in descrizione anche per quello. C'è qualità. Molina, vieni. Alziamo il livello della competizione? Ci sei? Centrocampisti qua, Molly. Molina, sei pronta? C'è un unicorno da cercare, un unicorno blu. Cerca, Molly! Cerca! Cerca, cerca, cerca! 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 L'ha trovato! L'ha trovato! L'unicorno blu! Con entusiasmo! Ti piacciono i centrocampisti? Sono bravi i centrocampisti! Ma vieni qui! Ma vieni qui, l'hai trovato! Gli stacchiamo subito la testa! Lascia! 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 In favore di camera! Vai! Ora, al netto di ricordarvi che Orsolini ha un differenziale positivo enorme fra spesa media all'asta e valore Fantaculo, e quindi è ingiustamente sottovalutato, dato che ogni stagione comunque i suoi bonus li porta. Gioca in attacco ed è rigorista. Rigore sbagliato. Capiamoci, no? Io però qui ora voglio concentrarmi su due nomi che sono anche due E al mantra. Il primo è Churria, che è una top E ed è un terzo slot parecchio alto al Classic. Sta andando a cifre molto basse rispetto alla spesa consigliata, e nel Monza di Palladino l'anno scorso hanno segnato gli esterni e i trequartisti, esattamente i ruoli in cui gioca Churria. Per intenderci, Churria al Classic in Lega 8 col mod va a 9 crediti e ne vale il doppio. Al mantra, a 10 partecipanti, che è anche la mia modalità di gioco preferita del fantacalcio, va a 19, ma per Fantaculo ne vale 27. Un colpo con Mellazovic, che ha saltato le prime gare per infortunio, e quindi sta lì nascosto, sotterrato, ma potrebbe giocare sia dietro le punte che ovviamente nel suo classico ruolo di esterno nel Verona di Barone. È un nome assolutamente affidabile da schierare anche e soprattutto nei suoi periodi on fire, e chi ce l'aveva a gennaio dell'anno scorso sa di cosa sto parlando. Ultimo giro, ultimo nascondimento, gli attaccanti. Pronta? Giù. Brava patata. Cerca, cerca! Perché ci ha trovato? Perché ci ha trovato? Cerca! 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 Dov'è l'orsetto rosso? Dov'è l'orsetto rosso? Dov'è? Dov'è? Brava patata! Brava patata! Brava patata! Ciao. Me lo portare, mi raccomando, eh? Hai fatto diventare tutto una merda. Basta! Grazie. Così le ritorno. Comprate Berardi! Comprate Berardi! Comprate Berardi! Io so anni, non so più come dirvelo. Comprate Berardi! Ma comunque, a parte l'ovvio, quest'anno vi direi di buttare un occhio al suo dirimpettaio, l'Orienté. E sì, perché complice lo scorso finale di stagione, opaco e infortunato, il prezzo di l'Orienté rispetto al suo valore effettivo è molto basso in questo periodo, come al solito, sia all'asta che negli scambi. La verità però è che l'Orienté è un calciatore con un incredibile potenziale per il campionato italiano. La vogliamo dire sta cazzata? Diciamola. Un mini Leao. Quindi soprattutto se non prendete Mimmo, puntateci. Ora, di solito qui ci sta la punta dell'Atalanta, o meglio, la punta di Gasperini, che fosse 3 anni fa quel Muriel straordinario, o lo Zapata dell'anno successivo, che ha fatto il panico fino a quando non si è rotto tutto e è tornato a un mese dalla fine del campionato, o ancora l'anno scorso, che il consiglio era l'attaccante dell'Atalanta, che al momento della pubblicazione del video erano ancora Muriel e Zapata. Poi col mercato sarebbero arrivati Lukman e Højlund, e questo rientra fra i motivi per cui io i nomi nascosti gradirei farli a mercato chiuso, perché gradirei consigliarvi dei calciatori che esistono in quel momento nel fantacalcio. E quindi Ludovice sta a consigliare Scamacca. Bel nome nascosto. No, lo so, non è nascosto, beh, in hype direi. Non è in hype, è forte, è pure rigorista. Però sì, è
chiaro, non può essere lui il prossimo nome, così come non lo può essere Zirkzee. Che è un altro che però, se avete capito, io prenderei. Non tanto perché sarà un bomberone, secondo me, ma può essere per caratteristiche di gioco uno da doppia doppia. Il nome che però farò per chiudere questo video è il nome di un top che sta cadendo in disgrazia per colpa di un altro top, Paolo Dybala. Questo perché nella mente dei fantallenatori l'arrivo di Lukaku a Roma ha abbassato di tanto le quotazioni di Paulino. Sarà ancora rigorista, sarà ancora la stella della squadra. Poi la prima non l'ha giocata, la seconda si è fatto male. Ed ecco che Dybala è passato dai 125 crediti di media su 500 che si spendevano prima dell'arrivo di Lukaku per lui, ai super giù 98 attuali. E quindi, costruendo un reparto che se lo possa permettere, pieno di titolari, questo è il momento di andare a prendere Dybala. Per avere un calciatore che balla fra il top e il semi-top, affiancato a un top che avete già, oppure in un reparto fitto di semi-top. Ora il rischio sta a voi. Io ho comprato Berardi, quindi sti cazzi proprio. Ciao! Se vi è piaciuto il video lasciate un like, perché Molina è stata molto brava, dobbiamo dirlo che è stata molto brava. Io vado a montare, sì, sto famoso video dell'asta in spiaggia, ci sto ancora lavorando. Sarà un disastro. Abbiamo due cose da dire. La prima è che su Rimini Today ho appena letto che c'è stato un furto in chiesa ed evidentemente sappiamo chi è responsabile. E il secondo è che Davidovic mi sa che... Cartellino giallo. Cabasel e Zibù e Boss e Bosè Cabasel.